Benvenuti in Leggenda Sbug, qui è Francesco Almasi e oggi voglio andarvi a parlare di alcune novità per quanto riguarda Grand Theft Auto Online ed inoltre vi elencherò una serie di novità e DLC che arriveranno prossimamente. Andiamo subito a vedere la novità più importante, ovvero che nel creatore di contenuti è possibile utilizzare finalmente i tracciati e le proprietà delle gare stunt anche per creare deathmatch, catture e gli LTS. Quindi, grande novità, ovviamente in questo periodo era possibile utilizzare queste nuove funzioni tramite dei glitch. Invece adesso sarà disponibile per tutti queste nuove funzioni, fino a 150 proprietà, da quello che viene detto su Twitter. Come vedete, viene detto il limite adesso è 100-150 oggetti, quindi veramente molto molto interessante. Andiamo invece adesso a vedere, diciamo, la tabella dei possibili prossimi aggiornamenti che arriveranno nelle settimane a venire. Come ben sapete, l'evento in questione dovrebbe finire il 6 di dicembre, ovvero martedì. E quindi molto probabilmente venerdì dovrebbe essere rilasciato magari il trailer e il martedì 13 dovrebbe uscire il nuovo aggiornamento. Ma andiamo subito a vedere la lista. Questa è un'opinione, quindi ovviamente non è detto che avvenga veramente così, ma finora è stato così. Quindi dal 22 al 28 c'è stata la Double GTA and RP, doppio denaro RP per la kill quota, la nuova modalità competizione che hanno introdotto martedì scorso. Il 29 novembre hanno rilasciato la nuova gara premium per coloro che fanno le gare premium durante la settimana, hanno la possibilità, spendendo 20.000 e arrivando primi, di vincerne 100.000. Ed inoltre hanno introdotto, qua non era scritto, il creatore aggiornato con LTS, Deathmatch e Catture. L'1 e il 2 dicembre dovrebbero dare l'annuncio per quanto riguarda il vincitore del contest dell'istante che poteva vincere 8 milioni di dollari GTA e quindi ci saranno nuove attività verificate dalla Rockstar. Il 6 dicembre dovrebbe esserci l'ultima gara premium, a seconda di quella che esce, che è uscita ieri. Tra il 7 e il 9 dovrebbe esserci l'annuncio del rilascio del nuovo aggiornamento GTA che sarà High Risk Vehicle Based Business Ventures con il trailer qualche giorno dopo, quindi presumo che se il 7, che è mercoledì, annunciano il nuovo aggiornamento, il venerdì, ovvero il 9, dovrebbero rilasciare il trailer. Il 12 dicembre ci sarà il 12, è l'ultimo giorno per le gare premium, e il 13 viene rilasciato il nuovo aggiornamento GTA, quindi High Risk Vehicle Based Business Ventures. Sarebbe una specie di nuovo contrabbando di veicoli illegali, quindi sarà un qualcosa del genere, una nuova attività che ci farà sicuramente guadagnare un po' di soldi. E dovrebbe ricominciare da capo le gare premium dall'inizio, quindi con la discesa dalla Mazzebank. Il 20 dicembre dovrebbero rilasciare i nuovi contenuti per quanto riguarda GTA Online per la neve, quindi le solite maschere, vestiti, magari nuove macchine da acquistare, ma ovviamente non saranno disponibili per le vecchie generazioni, a parte qualche vecchio vestito e maschera, visto che comunque viene aggiornato via server. Il 22 e 23 dicembre ci sarà sicuramente il streaming fatto dalla Rockstar come streaming finale dell'anno. Nel periodo delle vacanze di Natale ci sarà la neve in GTA, la possibilità di ottenere regali durante il login durante questo periodo. Il 3 gennaio dovrebbero rimuovere i contenuti festivi, quelli comprati ovviamente rimangono. Il 10 gennaio dovrebbero rilasciare altri veicoli del business high risk e il 17 gennaio ulteriori veicoli finali del business high risk. E poi dovrebbe esserci un periodo di tranquillità fino a circa il 10 febbraio 2017 con il DLC di San Valentino, il classico in cui vengono sbloccate
alcune cose, quindi magari in questo periodo comunque potrebbero rilasciare anche nuove modalità competizione, ma non si sa di preciso cosa. Per quanto riguarda il prossimo anno, sinceramente non si capisce se verrà interrotto del tutto il supporto a GTA 5 Online, ma comunque fino a gennaio queste dovrebbero essere le date ufficiali all'incirca. Spero questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace per il supporto e per l'impegno che sto portando avanti sul canale. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!